La Pesaro Reto è un pellegrinaggio sportivo che parte da Pesaro per arrivare fino a Reto in 3 giorni. Attraversiamo molti posti dell'entroterra marchigiano come le Cesane, Fossombrone, San Lorenzo, Arcevia, Genga, Poggio San Romualdo, Val di Castro, El Cito, Borgo Medievale bellissimo, per poi arrivare a Loreto e ricevere la benedizione del ciclista. Vengo da una famiglia di ciclisti da strada e mio padre aveva sempre l'abitudine con i suoi amici di prendere la bicicletta da corsa e andare a Loreto per la benedizione. E mi sono detto perché non farlo in mountain bike? E difatti, insieme a un gruppo di altri amici, parliamo di Alessandro Sebi, Alessandro Montanari, Fausto Guerra e Giuseppe Zonghetti, ci siamo messi un po' a studiare il nostro territorio, a vedere i posti più belli, i santuari, le chiese, per poter poi collegare tutti questi vari percorsi, contattando anche le società ciclistiche dei vari luoghi che attraversiamo, per poter arrivare a Loreto. E così è nato questo percorso, questo pellegrinaggio da Pesaro Loreto. L'obiettivo del pellegrinaggio della Pesaro Loreto è quella di vivere a pieno contatto con la natura e ritrovare la spiritualità in questi 3 giorni di pedalata. E vi invitiamo domani mattina alle ore 9 dal Duomo di Pesaro, dove partiranno i 33 partecipanti in direzione di San Lorenzo in Campo, e dove poi arriveremo il 25 di maggio, dopo aver percorso 270 km e ben 5.700 metri di dislivello, e verso le 4:30 del pomeriggio del 25, dove riceveremo la benedizione dei ciclisti. Invito tutti i gruppi ciclistici il 25 di maggio a raggiungersi a Loreto.